Bene, ma mi ritrovi. Siamo ritornati. Ritorno operativo. Sono le ore. Che ore sono? Sono le 7:30 di sera. Mamma mia, che bello! Grandissimi tutti quanti per l'evento. Sono molto molto contento. Spero che sia stato di vostro gradimento l'evento e l'inaugurazione del The Vintage Club. Grazie per i messaggi che mi mandate, grazie ai commenti che mi fate, vi ringrazio veramente tanto. Sono molto 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 felice. Allora, oggi ci sarà una piccola novità che voi forse adesso non, magari non capirete bene. Io intanto faccio una piccola prova. Ah, ok, perfetto, quindi dovrebbe andare bene così, perfetto. Poi te lo spiego più avanti. Allora, festeggiare il The Vintage Club è stato importante, è stata una riunione di famiglia. Intanto andiamo a sistemare, che sembra che oggi è il 29, è finito settembre, è finito, oggi è venerdì, abbiamo raggiunto anche questo traguardo, grazie a tutti quanti. Bene, come puoi festeggiare un evento del genere con una rasatura? Quale tipo di rasatura? Bene, senti? È un tre pezzi, questo mi mancava, come mancano tanti altri rasoi vintage. Un Gillette Tech, credo che sia del 74, pure mezzo rovinato, eccolo qua, che molti di voi che iniziano, nuovi neofiti, nuovi amici che si approcciano alla rasatura tradizionale, vanno girando nei mercatini. Questo è un discorso già affrontato più di una volta, sentivo una macchina, più di una volta il discorso mercatino, questo proprio ce l'ha con me, mercatini sì, si trova qualcosa e più delle volte non trovi niente, almeno per quanto riguarda Roma trovi poca roba. Mi è capitato totalmente in alluminio, piccolino, manico corto, solita testina Gillette, e l'andiamo a provare. Sembra un po', assomiglia un po', mo te lo faccio vedere, ai più grandi della famiglia Gillette Black Beauty Adjustable. Vedi il profilo com'è? Guarda un po', guarda se si vede bene. Si vede bene? Io direi di sì, dai. Pure questo bel rasoio, divertente. Scricchio la cipolla un pochetto perché ancora gli devo passare l'olio. Si avvicina anche a un profilo di un altro tipo di rasoio. Guarda, questo è il Tech originale e questo no. Ah, vuoi sapere qual è? Tada! Eccolo qua! Rapirà un giorno, quando sarà il momento, no, a parte scherzi, comunque sì, se trova, ma è più facile che trovi o sulle varie aste o sui vari siti di vendo, compro e scambio, eccetera, più che altro subito questi qui, trovi poca roba, pure messa decisamente male. Allora, festeggiare il traguardo importante, stasera lo faccio perché domani, anzi dopodomani, sia l'1 che il 2 c'è la International Barber Convention, se non mi sbaglio, lo fanno qua a Ciampino, quindi io ci vado accompagnato da Paolo, qui lo dico e qua lo nego, da Paolo Barrasso, che avete visto in un video mio, che è il barbiere di Torino, che mi ha fatto una rasatura perfetta con un mano libera, un bambola 205. Quindi viene, sono molto contento, e poi più che altro non so se tanti di voi lo sanno, ma sicuramente alcuni sì, c'è il barbiere Fazard che viene dal Canada. Ah, mi sono dimenticato, perdona, mi bombardano dei messaggi, lo so, capita, scusa l'inconveniente tecnico. Viene dal Canada, è un barbiere seguitissimo, che c'ha la mano de fata, cioè nel senso è capace, vedi solo persone che hanno una barba di un mese e mezzo, farsi radere completamente da lui, e lui usa, mi sembra, un rasoio Feather, non so se è il Capitan, ma mi sa che quello è il Kai, boh, non mi ricordo, perché io sciavette, sinceramente, perdonatemi, ma non ci vado d'accordo, non ho sta grande cultura, però comunque sia, con una sola e semplice passata li rende belli, lisci e presentabili, perché anche la rasatura, il viso bello rasato è sinonimo di pulizia. Questo concetto, vabbè, andiamo avanti, torniamo un attimo a casa nostra, togliamo ste tendine, famose una risata, divertimosi un secondo e andiamo avanti. Allora, intanto ringrazio Marco per avermi prestato un oggetto che poi alla fine del video, sperando che io abbia messo le giuste impostazioni, perché non queste cose non ci capisco più tanto, perché si entra proprio nel tecnico, non ci capisco una mazza e di conseguenza non so che viene fuori. Allora,
Oggi di che parliamo? Come festeggiare l'inaugurazione del The Vintage? Come fai? Ecco questo, il principio, l'inizio e mi auguro il continuo, alla fine ce la metto proprio, mi auguro un continuo. Quindi, oggi il capitano seguito anche dal suo aftershave, quindi dopo mia moglie mi salterà addosso, completamente addosso, eccolo qui. Ah! Poi adesso facciamo anche vedere, perché se no poi sembra che io non voglio far vedere. Ragazzi, ve lo faccio vedere qui, lo faccio vedere pure meglio dell'altra volta. Eccolo qui, Pantarei in ciuffo Mustang, quindi cavallettasso per chi parla la lingua mia, manico in legno e ceramica, anello di ceramica qui. Tu mi direi, ammazza quanto pesa sto coso? No, non pesa, più tanto non pesa. Diciamo che se vado a prendere, vado a fare un confronto, aspetta, prendo un altro Pantarei, anzi, te posso dire che qualche cosina almeno mi sembra leggermente meno pesante, non so, forse è una cosa mia mentale, forse un effetto placebo o placebo, come volete voi. Ma la cosa più bella, amico mio, è che oggi ho sta scodellina qua, sembra quella passaggini della trippa con i fagioli, eccola qua. Piccolissima, piccolissima, rimediata al negozietto, eccola, sembra veramente quelle che, infatti penso che era nata per qualche assaggino, metti i fagioli, comunque una pietanza, e la vado ad utilizzare con questo, perché il bello della rasatura tradizionale, oltre ad essere alla portata veramente di tutti, dalla persona che vuole spingersi a spendere un po' di più, alla persona invece che rimane tranquillo e beato sulla sua classica fascia medio, anzi economica oppure medio economica, si trova bene così e sta bene così, e nulla a che dire. Anzi, lo voglio ridire un'altra volta, se sentite qualche storiella, qualche parola, qualche discussione che io te devo invogliare a comprare, non gli date retta, perché io non sto qui per vendere qualche cosa. Allora, ti spiego, io ho un negozio che è diventato il mio lavoro, però qui sul canale, come ho sempre fatto, parlo dei prodotti che io compro, io provo, anche magari un prodotto che ha postato nel gruppo Facebook Baffi a Manubrio qualche amico, oggi ho comprato questo, me ne ha curiosità, prendo, lo vado a comprare e lo provo. No, per niente, ma c'è pure qualche amico che mi omaggia di alcuni prodotti, questa ancora la devo utilizzare, per dirti. Quella io non la vendo, non la tratto, quindi non è un canale questo commerciale che molti vorrebbero sentire di sta parola. Te piacerebbe, eh? Te piacerebbe proprio tanto. Però non sarà mai così, perché è semplicemente il canale dove il sottoscritto prova e condivide con te l'esperienza. Ripeto, non faccio recensioni perché non mi sento all'altezza di fare recensioni. Perché la rasatura, secondo me, a parte il fatto comunque sia che è una cosa molto soggettiva, ma il naso mio potrebbe sentire una cosa diversa dal tuo. Non ti sto a spiegare le tecniche perché non sono un barbiere, ma non sono un professionista del settore, quindi mi esento da questo incombente. Allora, niente pre-barba, non me ne frega niente, ma adesso tanto facciamo il passaggio. Io, come dico sempre, vuoto vuoto comunque sia l'acqua del sapone dentro la ciotola per il montaggio. Certe volte quando lo spiego mi dicono, ah, ma tu che fai, vuoti questo e butti l'acqua e poi raccogli con questo? No, mi sono perso un passaggio, perdona, mi succede, a una certa età è normale. Allora, a certa età intendo me, hai capito il Mustang come gira? Come diranno, hai plagiato il nome della Ford, adesso sono Dolorri, non lo puoi più dire. Ciao, sono Luca Di Naro, parlo di quello che voglio io, va bene? Hai capito? Allora, eccola, tanto questa sicura mi andrà a finire per terra. Mustang, Pantarei, legno ceramica, non c'ho problemi, non te temo, so dolori tua. Eccolo qua. Boom, boom, boom. Però mo lo metto giù perché sennò va a finire per terra e questo non mi va bene. Allora, dicevo, niente pre-barba no, perché l'altro ieri ho usato il... prima dell'inaugurazione. No, anzi, dopo. Scusa, non ci sto a capire niente, perché ho paragonato l'inaugurazione al matrimonio, quindi non ci sto a capire niente. Ho utilizzato il Fatip, mi sono squartato. Lo so, ragazzi, che mi avete consigliato, ho utilizzato a 40, 50 gradi, 60, 80. Sono d'accordo con voi. Io ho la prima serie, da quanto ho capito... La prima serie soffriva del discorso dell'asimmetria, eh? Però
Boh, non me ce trovo, riproverò, casomai comprerò un altro Fadip, vediamo un po'. Ripeto, il mio è un discorso soggettivo, non è che ti dico non te comprare il Fadip, se ti capita quello che ho pure io, oppure la mano non è esperta, non è abituata come la mia, può capitare che te fai dei taglietti che poi ti rimangono addosso a gente che te viene a trovare al negozio e dice: Madonna, ma che hai litigato col gatto, col cane, il cane con le unghie come il gatto, c'hai? Che ti è successo? Hai arrotato qualche rasoio sul tuo viso, visto che volendo si possono utilizzare parti di pelle umana per poter... No, vabbè, fammi sta zitto, perché no, poi il macello. Però l'importante è sempre farlo col sorriso, capito? Hai capito? Oggi è troppo forte, oggi mi sono divertito perché mi ha chiamato, ha fatto una videochiamata il carissimo Yuri di Art Razor. Lui parla l'ucraino, io parlo il romano, poi l'italiano e poi forse qualche cosa in inglese, ma proprio qualcosa in inglese, giusto per farmi capire. E l'unica cosa che mi diceva: hai capito? E io trattavo: hai capito? Quindi era una conversazione monotematica, però è stata bella perché almeno ho visto visivamente in faccia il creatore di questi ottimi rasoi che tanti di voi stanno cercando e stanno comprando. Io comunque ho pure qualche cosina sua e devo dire che l'ho provato, sono ottimi. Poi logicamente, allora, qui mi sto divertendo con addirittura movimenti rotatori con il cavallo, attenzione, cavallo e tasso. Mi sto divertendo. Io adesso devo inserire la lametta che, come consuetudine, questa non la rompo, voglio vedere che cosa succede. Utilizzerò un'altra volta la PermaSharp. Queste PermaSharp sono un macello. Allora, ok, vediamo un po' che viene fuori, speriamo che viene una cosa... La cosa fastidiosa è quando mettono sta paraffina barra cera sulle lamette. Poi cosa bella di rasoi Gillette d'epoca è che hanno questi inserti dove la lametta viene fissata in modo preciso, più preciso di così non si può, e ti aiuta comunque a tenerla bella. Oh, sto diventando dislessico, ragazzi, attenzione, adesso ho troppi idee, il mio cervello frulla, sta arrivando Natale. Oh, ma chi è messa a chiamare? Oh, ma chi è me chiama a quest'ora? Ma chi è? Ma che vuoi? Andiamo un po' a vedere. Mamma mia, sempre con queste pubblicità, o ti chiamano al gas, come stai, la luce ce l'hai? Te faccio un'offerta, non te faccio pagare niente. Poi arriva la prima bolletta e te solano, perché tariffa è giusta. La seconda poi sono dolori. Chi è che spada? Ah! Ma che gli manca a questo? Ma che gli manca a sto rasoio? Io mi dirai, ne fanno più. Io qua sotto ho il solito problema, ho una vertigine in poche parole, no? Quindi qua devo andare molto tranquillo, ma proprio tranquillo. Il peso è talmente irrisorio che neanche te ne accorgi. Cioè, sembra che stai giocando. Allora, mi sono squartato? Qua sì, qua l'ho sentita la PermaSharp. Ma io do un po' più d'angolazione perché lo sento molto delicato sto rasoio. Un po', sì, molto delicato, non neanche te ne accorgi che ti stai radendo. Senti? E questo ti manda in errore, volendo, perché la troppa leggerezza non ti aiuta a capire quando il rasoio la lametta sta affondando. Quindi vai, spedito, tacca, affondato sul viso. Allora, ora vediamo se pure qua sotto leggermente me lo so. Vabbè, ma qua c'aveva il brufoletto comunque sia di irritazione che mi ha procurato il Fadip. Allora,
Torniamo. Diciamo che per Masciarpa su un rasoio così delicato non hanno questa capacità di andare così tanto in profondità, infatti qua è rimasta parecchia, ne è rimasta proprio tanta. Vabbè, non ci scoraggiamo, magari chi trova a casa il nonno o qualche familiare possedeva questo rasoio, utilizzalo, intanto te ci diverti, piano piano prendi mano. Tanto qui capitano non ha smontato, capitano monta solo. Poi un giorno vi farò un video, se è comodo, nel quale non dico una beata parola, semplicemente per dare spazio a quanto tempo si impiegherebbe, quanto impiego io, utente medio, utilizzatore medio della rasatura tradizionale. E fate capire che quelli che mi continuano a dire ah ma io col multilama ci metto di meno, vediamo se tu ci metti meno di me. Se ci metti di meno di me rimani così come stai, che tutto non è il mio problema. Non sai perché mi trae in inganno? Perché mi ricordo mio padre quando vedevo se faceva il controllo. Però io c'ho una pelle proprio rovinata da sta cavolo, da sto cavolo de Fatip. Naccio. Vabbè. Un pochino arranca, vedi i puntini bianchi qua sotto, è sinonimo che mi sta asportando via la pelle. Abbastanza troppo, secondo me troppo delicato. Ha capito? Correzione. Che poi la cosa bella è che mi sto riaprendo i tagli che mi ha procurato il Fatip. Lo so, sono ripetitivo, però questo, perché se vedete sangue, non è che mi sto tagliando adesso, cioè mi sto semplicemente riaprendo le vecchie ferite, che è meglio non aprirle in tutti i sensi, sia figurato che infatti qua vedi te possa arrivare un corpo. Vabbè. No. Rasoietto sì. C'ha ragione Valerio. Rasoietto va bene per chi c'ha una barba abbastanza morbida, non troppo dura, non troppo difficile. Perché gli fa 50 passate qua. Un pochetto premo, vediamo che esce fuori. Qua pure mi si è aperto il coso.
Vabbè, insomma, sì, effettivamente troppo leggero. Gillette Tech, troppo leggero, lo tocca fregare. Asciugamano da bambino. Tanto demo là. Ha capito? Fatta la doccetta lei. Allora, conclusione, Gillette Tech, alluminio molto 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 leggero, devi premere. Quindi su una barba come la mia mi fa pressione. Sti tagli sono derivati dal precedente passaggio del Fatip che mi ha proprio scrostato il viso. Effettivamente sì, l'angolo di, lo chiamo così, di attacco, di incidenza di questo rasoio deve essere maggiore rispetto a quello che utilizzo sempre, qualsiasi esso sia, però nel complesso è sempre un rasoio d'epoca, quindi c'ha la sua storia. Magari buono per portarselo fuori in vacanza, quello che te pare. Bene, Manchurian cavallo si è comportato divinamente. Io vado a mettermi il mio bel aftershave. Anzi, faccio una cosa, siccome mi sono massacrato l'altro ieri col Fatip e la mia pelle ne sta risentendo, ho ritrovato anche l'allume di rocca, che ecco, non mi casca tutto il ciborio, ho ritrovato il mio allume di rocca che è cascato, qualcuno stranamente l'ha fatto cadere perché era sano, lo vado a mettere un po' sul viso. Oh madonna, oh. Fa soffrire, si vede? Sto recita bene? E allora, amico mio, sto soffrendo, mi sento quasi male, sto per svenire. No, a parte scherzi, questo è fondamentale quando... Ecco, tre pezzi! Andiamo via dal gioco, tre pezzi! Il mio allume di rocca è diventato tre pecco perché tu te sei chiesto, no? Magari le prime volte che mi hai visto, se hai visto i vecchi video, perché il mio allume di rocca fosse in queste condizioni? Beh, mo l'hai capito. Mo l'hai capito proprio, cioè perché... Siccome la scatolina ormai è andata, io mi ostino a metterla qua, non si chiude più, logicamente vanno a fare sto gesto, vola. Va bene, va bene. Quindi, finito così, sciacquiamo poi subito dopo l'applicazione. Allora, guardate, mi servirebbe tipo una crema da donna per rimettere in sesto il viso, se no mi sento invecchiato. Allora, mettiamo una bella cosa. È l'aftershave che adesso devo individuare perché, ah, eccolo, stava qua, bello, 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 bello. Piramide olfattiva, e questa te la faccio vedere come titoli di coda. Beh, hai letto, a posto, via. Tiriamo qui. Mo me si riapre tutto, mo schizzo sangue da tutte le parti, stile gatto silvestro. Anzi, stile Tom e Jerry, che se bucava perdeva sangue tutti fuori de pallottola. Bene, fatto. Compiuto. Bene, 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 bene. Allora, ti ho detto, Gillette Tech molto, molto, molto leggero, lo devo provare con le Astra. Proviamo con le Astra perché sono quelle lamette, io dico sempre, intermedie, cioè buone, buone. Però non il top del top, nel senso, ti girati bene, sono confortevoli, hanno un taglio abbastanza dolce, almeno per la mia esperienza, e quindi sono quelle, diciamo, da sono le gomme da strada, per dite. Questa che ho provato oggi, la Permasharp, secondo me è già un po' più da sportiva come gomma, magari è più facile da capire. Allora, detto questo, amico mio, vi saluto, ci vediamo alla prossima, grazie ancora per gli auguri. Effettivamente sì, il BBS c'è da... raggiunto con un po' di difficoltà, quindi se tu c'hai bisogno di un rasoio che ti tagli subito bene, fatta un'altra, cioè questa fatela poi la piace, capito? Detto questo, amici cari, ci vediamo alla prossima, come sempre grazie a tutti quanti, buone sbarbate, buon acquisto da Luca e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao.